Ero un bambino come tanti altri, a cui piaceva soprattutto giocare. Non mi piaceva, non ero interessato a studiare, allo studio, a sapere. A me piaceva giocare, avere tanti amici. Questo era quello che a me bambino piaceva. Però siccome ero gracile, ero spesso ammalato, di gola, tonsilliti, confebriante, e a quell'epoca anche un mal di gola era una malattia seria, i miei genitori, quando è stato il momento di mandarmi a scuola, anziché mandarmi nella scuola pubblica, come quell'epoca si sarebbe potuto fare, mi mandarono alla piccola scuola ebraica di Ferrara, dove eravamo in pochi bambini e quindi era meno facile che io mi ammalassi. Ma nella scuola ebraica di Ferrara si seguivano esattamente le stesse regole, gli stessi programmi, eccetera, della scuola pubblica, salvo ovviamente per quello che riguardava la religione e la preghiera del mattino. E noi naturalmente recitavamo lo Shema in Israel, mentre gli altri bambini recitavano evidentemente il Pater Noster. E questa era l'unica differenza. Avevamo avuto da pochi giorni i nuovi documenti di identità con nome Fanzi. Non ero più Cesare Finzi, ero Cesare Franzi. Non ero più un ragazzino di 13 anni di Ferrara, ma di Milano, una città che io praticamente non avevo mai visto. E dovevo ricordarmi di non sbagliare, era questione di vita o di morte. E quindi ci siamo esercitati per giorni con papà, la mamma, mio fratello più piccolo, gli zii, i cugini, a presentarci con i nuovi nomi, a firmare eventualmente documenti con i nuovi nomi. E poi il sarto Morganti, dopo che aveva saputo chi eravamo, era riuscito a trovare per noi una possibilità di nasconderci qui a Mondaino. Venne a Gabice, dove eravamo, una mattina con un carro trainato da buoi, come si faceva a quell'epoca. Caricò tutte le nostre povere cose, le persone più anziane, la zia Maria e la nonna Ada, salirono su un carro, mentre noi più giovani seguivamo a piedi e ci incamminammo, passammo per San Giovanni in Marignano e arrivammo a Morciano, dove il carro si fermò davanti alla chiesa, al convento delle Maestre Pie di Morciano. La nonna e la zia scesero e lì rimasero in un appartamentino delle suore lì vicino per tutto il periodo fino alla liberazione e anche fino alla fine della guerra. Poi noi, sempre a piedi, salimmo pian pianino ed arrivammo a Mondaino. Il carro si fermò sotto la rocca, in quello che era un piccolo campo di calcio dove noi poi ragazzi giocavamo a calcio, appunto. Si fermò lì Guido Morganti con lo zio Giuseppe e sottoscritto. Entrammo attraverso il voltone, attraverso il ponte levatoio, che non era più un levatoio, entrammo nella piazza di Mondaino e poi, scendendo lungo la via Roma, arrivammo fino al convento delle suore, una porticina, entrammo, Guido Morganti tirò la corda, una campanella suonò, dopo un pochetto
si sentì una voce femminile che chiese chi eravamo. Guido Morganti si presentò, disse che la superiora lo stava aspettando. E in effetti poco dopo si presentò, cioè sentimo la voce di un'altra sorella anziana che parlò con Guido e gli disse appunto il nome dei locali, delle persone, dove dovevamo andare, dove lei aveva trovato per noi la possibilità di fermarci, di nasconderci. Poi rivolta a zio Giuseppe, prima che noi uscissimo, disse una frase che io sul primo momento non interpretai, non capii il valore di quella frase, l'ho capita successivamente. Disse: ricordate che in caso di assoluta necessità le porte del convento si apriranno per tutti voi. Era un convento di clausura, eravamo nel 1943, quindi l'idea che anche degli uomini potesse entrare in un convento di clausura era un qualche cosa di eccezionale. Poi ritornammo sotto la rocca e appunto gli zii erano praticamente già arrivati a casa, quella che sarebbe stata per un anno e mezzo la loro casa, mentre noi scendemmo con il carro, che ormai era quasi vuoto, scendemmo fino giù verso la strada per Monte Gridolfo e poi su verso una villa, una bella villa che svettava, ma ci fermammo subito, c'erano tre piccole case, ciascuna aveva una piccola scala davanti, in quella in mezzo c'era una signora con un bambino in braccio che aspettava noi. Entrammo e trovammo quella che doveva essere la nostra nuova sistemazione. Era una casa costituita praticamente da una camera da letto, un ingresso ed una cucina, nient'altro. Nell'ingresso, con una tenda, i padroni avevano ricavato un'altra piccola camera dove avevano messo il loro letto matrimoniale e un lettino per il bambino, mentre la camera da letto più importante, diciamo, era riservata a noi. C'era un letto matrimoniale per i miei genitori e c'erano due piccole brande che dovevano servire per me e per mio fratello. In quella casa non c'era naturalmente riscaldamento, non c'era l'acqua, a quell'epoca erano poche le case che potevano permettersi di avere l'acqua in casa, c'era anche una cucina e in quella cucina praticamente dovevamo vivere insieme noi con la famiglia Unni, era una famiglia Unni. Ed era una stanza, una cucina abbastanza grande, in cui ricordo una cucina economica, una madia, un tavolo, quattro seggiole. E lì siamo rimasti. Siccome la cucina economica era praticamente l'unico mezzo di riscaldamento, tutte le porte dovevano rimanere, era inverno, faceva molto freddo. Erano inverni molto, molto freddi a quell'epoca e quindi per poter avere un minimo di riscaldamento nella camera da letto si dovevano tenere tutte le porte aperte. Ma il piccolo bimbo, che era birichino, aveva 3 anni, sgattaiolava dappertutto ed entrava sempre nella camera nostra, che era stata fino a pochi giorni prima, era stata la camera dove lui entrava per i suoi genitori, e toccava tutto con grande disperazione di mia madre.
Questo è stato fino a marzo del 1944 la nostra residenza qui a Mondaino, giù verso l'esterno, verso Monte Gridolfo appunto. Però poi, data la situazione, noi passavamo quasi tutta la giornata a casa degli zii, che avevano invece un appartamentino per loro conto in cui potevano in qualche maniera ospitarci anche noi, e stavamo anche noi con loro. E mentre qua, siccome l'anno scolastico era incominciato, quindi mio fratello faceva la quarta elementare, avrebbe dovuto fare la quarta elementare, e si iscrisse alla quarta elementare insieme con mia cugina Mariella Rimini, anche lei faceva la quarta elementare, e poi la sua sorella mediana faceva la prima elementare nella scuola pubblica in questo locale. La scuola pubblica a quell'epoca era in quello, qui nella Rocca, nel comune di Mondaino. Loro quindi si iscrissero in qualche maniera, non so come abbiano fatto, comunque furono iscritti qui e frequentavano la scuola insieme con tutti gli altri bambini. Io invece avevo già dato l'esame di terza media, non avevo niente da fare. Mio cugino Cesare doveva fare la prima media, ma non c'era la scuola media a quell'epoca qui a Mondaino, e quindi rimase iscritto dalle suore di Morciano alla prima media, ma senza frequentare, e prese a studiare qui. Suo padre, che era ragioniere, gli faceva le lezioni di matematica, invece le lezioni di italiano e l'inizio delle lezioni di latino, perché a quell'epoca c'era il latino nella scuola media, quindi la faceva mio cugino, dava lezione da Atos Lazari. Atos Lazari, professore giovane, che a me dava i suoi libri di studio perché io potessi continuare comunque a studiare, a non perdere anni di scuola. E il padre di Atos era il postino di Mondaino, e siccome la maggior parte delle donne di Mondaino non sapevano leggere o scrivere, quando ricevevano dai mariti, dai figli, ricevevano la posta, che erano militari, ricevevano la posta, correvano da Atos a farsi leggere lo scritto e poi gli dettavano la risposta, tutte quante insieme. E io ricordo la sala, questa sala insomma con una grande tavola, con Atos da una parte che leggeva le varie lettere, le donne sedute intorno, tutte insieme, non c'erano segreti particolari evidentemente, perché la lettura era pubblica. E poi le donne appunto dettavano ad Atos la risposta da mandare. Beh, ormai erano 5 anni che le persecuzioni razziali ne avevamo vissute, ed era un qualche cosa che non si riusciva a capire. Quando nel 1938 uscirono le leggi razziali, quel giorno ero andato a comprare un giornale per mio padre, tornando a casa lessi che non avrei potuto andare a scuola, una scuola pubblica. Ma pochi giorni dopo, con la mamma andammo al Parco Massari di Ferrara, un bel parco che c'è tuttora, dove io ero abituato a giocare con tanti altri bambini, naturalmente cattolici. E qui, quel giorno, pochi giorni dopo, quindi il 3 settembre 1938, andammo con la mamma al Parco Massari. Io vidi i miei amici
che stavano giocando a pallone. Mi precipitai a giocare a pallone con loro. Una mamma che era seduta su una panchina vicino a mia madre si alzò, chiamò suo figlio, ho preso e lo porto via. Un'altra mamma chiamò suo figlio, ho preso e lo porta via e io in 10 minuti mi ritrovai solo. Non c'era più un bambino con cui io potessi giocare. Vi potete immaginare. Poi nel 1943, nel giugno 43 andai a dare l'esame di terza media nella scuola media maschile di Ferrara e una professoressa, pensando di fare una cosa gentile, mi fece passare da un banco nell'ultima fila nascosto in cui il preside ci aveva messo a me e al mio compagno Nello Rieti, ci fece passare in un banco in prima fila, quindi un gesto teoricamente grazioso, gentile, ma saltò fuori con una frase, disse: come voi ebrei non avete la coda? Ecco, questo era il pensiero della gente, di gente colta nel 1938. Quindi io avevo già passato momenti terribili, ma non sapevo di quello che era successo ai miei cugini, ai zii, alla mia piccola cuginetta, 3 anni e mezzo, Olimpia Carpi, che era stata presa, che era prigioniera dei tedeschi, che dopo pochi mesi fu uccisa ad Auschwitz. Qui, quando ci nascondemmo qui a Gabice, io ormai avevo presente la gravità della situazione e doversi nascondere e far finta naturalmente di essere cattolici, quindi rapidamente cercare di imparare a Pater Noster, l'Ave Maria, imparare a farsi segno della croce, riconoscere, imparare le festività cattoliche che io non avevo avuto modo di conoscere in modo particolare. Era una situazione veramente difficile, incredibile, e insieme la paura. Ricordo una notte che poi ho saputo essere la notte tra il 9 e il 10 gennaio 1944, perché noi eravamo appunto in questa piccola casa insieme con la famiglia Unni, e quella notte papà e mamma erano venuti su un paese dagli zii, e quindi io e mio fratello eravamo soli nella camera da letto, quando improvvisamente nel paesino vicino a Pesaro scoppiò la polveriera, un botto terribile. Fiamme altissime che si vedevano nel cielo, che illuminavano il cielo, e noi due soli. Noi due scappammo dalla camera così, con un freddo terribile. Poi arrivarono i miei genitori di corsa, trafelati, ma non sapevamo cosa fosse successo. Ricordi terribili di quel periodo, e appunto doversi nascondere, dover far finta appunto di essere cattolici. Furono mesi veramente terribili. Poi ci fu un altro episodio, in mezzo a tanti episodi che ricordo di quel periodo.
ci fu un giorno in cui truppe tedesche arrivarono a Mondaino e cercarono gli uomini di Mondaino. Tutti gli uomini di Mondaino furono presi, erano ingaggiati dalla Tott per andare a lavorare giù, su Fogna, per creare una linea gotica, una linea di difesa dell'esercito tedesco. Tutti gli uomini validi da Mondaino furono convocati e portati giù. Quindi tra gli uomini anche lo zio Giuseppe, anche Guido Vivanti, che era con noi, furono convocati e tutte le mattine con un camion scendevano giù a lavorare al campo di colonia. Non mio padre, perché mio padre durante la guerra del 1915-18 era partito volontario a combattere nell'esercito italiano, era stato ferito e per tutta la vita era rimasto claudicante. Quindi mio padre fu risparmiato. Ma ricordo quell'episodio con la paura terribile, naturalmente, che ciascuno di noi ha potuto vivere. Posso ricordarne un altro. Era ancora inverno 43-44, ve l'ho detto, freddissimo, con una nevicata incredibile, 3 metri di neve. E un giorno noi eravamo a casa, io e mio fratello eravamo a casa degli zii, perché era lì l'unico posto dove potevamo stare un po' al caldo. Eravamo lì e lo zio si accorse che non avevano più vino. E allora disse ad alta voce: chi è che ha voglia di andare a comprare una bottiglia di vino? Nessuno di noi aveva voglia di andarci. La più piccola, Graziana, che aveva 6 anni, a un certo punto disse: vado io. Ci guardammo, era piccola, però a quell'epoca non c'era traffico, non c'era niente. Io, va bene, fece vestire Graziana, mi diede un fiasco di vino e gli disse vai, c'era osteria, era un bar osteria, Segantini mi pare che si chiamasse. Gli diede un fiasco e gli disse: vai, di che passa dopo il signore di Milano. Noi figuravamo essere di Milano, non di Ferrara, di Mantova, come nella realtà eravamo. Il signore di Milano a pagare. Graziana uscì. Dopo 5 minuti, 10 minuti, la porta si spalancò. La bimba entrò, non aveva più un fiasco in mano. Chiuse la porta e scoppiò a piangere. Noi non capivamo cosa fosse successo, non aveva il fiasco, quindi il primo pensiero evidentemente è che fosse caduta e che avesse rotto il fiasco. Ma sì, va là, è lo stesso, cosa vuoi che sia. Poi finalmente, quando si calmò, disse: il signore mi ha chiesto, quando gli ho detto che sarebbe passato il signore di Milano a pagare, mi ha detto: chi? Un ebreo? Io ora ho lasciato il fiasco, io ho detto no, no, e sono scappata. Ecco, pensate, una bimba di 6 anni. E per fortuna forse fu proprio quello il motivo per cui gente che sospettava o sapeva, non lo so, che noi effettivamente fossimo ebrei, forse si mise il cuore in pace o comunque decise di non denunciarci. Adesso che sono vecchio e che riesco ancora a ricordare quello che è stato, capire il valore di quello che è stato, in bene e in male, credo che
avendo la possibilità ancora, grazie a Dio, di avere la forza ancora di raccontare, sia assolutamente indispensabile, perché fra poco tempo non ci sarà più nessuno che potrà raccontare quello che è stato veramente. Quanto l'uomo possa essere buono o cattivo. E quindi la speranza nostra sono i giovani. Bisogna che i giovani sappiano quello che è stato, quello che è capace di fare l'uomo, in bene e in male. E credo che ormai che sono vecchio, che non ho più tante cose da fare, sia mio dovere cercare di ricordare ai giovani, di far sapere ai giovani quello che è stato, quello che è capace di fare l'uomo, appunto, in bene e in male. Questa è forse l'ultima cosa che gli rimane da fare.